La medicina generale è l'indirizzo della scuola di formazione specifica, che si intraprende dopo la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione dopo il superamento dell'esame di Stato. Egli è il medico di fiducia del singolo individuo, responsabile delle sue cure integrate nel contesto della famiglia e della comunità. Il medico generale può esercitare come medico di famiglia, come guardia medica, negli orari non coperti dal medico di famiglia. Anche nelle ambulanze del 118 o nelle ASL per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. È bene rivolgersi ad un medico generale in Italia, sempre, per la prevenzione e cura di qualsiasi malattia non appena ci si rende conto di avere un sintomo. Ad esempio, motivi per andare dal dottore sono: malattie come virus influenzali, l'anemia, il diabete e il colesterolo. Per terapie del dolore e palliative. Per rilascio di certificazioni mediche. Visto la possibilità di rivolgersi al medico generale nelle fasi iniziali di ogni tipologia di malattia, i sintomi di malessere possono riguardare l'apparato respiratorio, il complesso muscolare, mal di testa frequente, l'apparato digestivo, l'apparato circolatorio. Stai cercando il medico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!